Va bene, altro esempio di trasmissioni alle microonde, parliamo di trasmissioni satellitari. Essenzialmente in questo caso quello che succede è che il satellite si comporta come una stazione ripetitrice del segnale di un ponte radio. Quindi c'è la stazione trasmittente a terra, trasmette il segnale attraverso un ponte radio al satellite, il satellite riceve il segnale e lo ritrasmette a terra alla stazione ricevitrice. Anche in quel caso abbiamo un altro ponte radio. Quindi è semplicemente un ponte radio in cui ci sta una stazione ripetitrice, il satellite, che è in orbita. La tratta in cui la stazione trasmittente trasmette al satellite si chiama uplink, quindi link verso l'alto. La tratta invece dal satellite a terra si chiama comunemente downlink. Queste due tratte utilizzano frequenze differenti, così che il segnale in uplink dà scarsa interferenza al segnale downlink. Un satellite in genere ha più bande di frequenze, perché una volta che spendo così tanti soldi per mandare in orbita un satellite, lo equipaggio anche un sistema di trasmissione e ricezione che può operare su frequenze differenti, in modo tale che io possa sfruttare più canali. Ogni canale si chiama transponder, quindi c'è una stazione trasmittente, uplink, satellite, e una o più stazioni riceventi, col downlink. I tipi di satelliti impiegati sono tre e vengono descritti in genere attraverso l'orbita alla quale quel satellite si trova. I primi che descriviamo qui sono i satelliti GEO, dove GEO sta per Geostationary Earth Orbit, quindi orbita geostazionaria. È circa 36.000 km dalla superficie terrestre, questa orbita geostazionaria. In questa orbita la forza centripeta e quella gravitazionale si uguagliano e il satellite rimane in orbita, ma la caratteristica principale è che la velocità che ha il satellite per stare in quell'orbita è tale che compie un giro di rivoluzione attorno alla Terra in esattamente 24 ore. Quindi, mentre la Terra ruota se stessa e per fare un giro completo ci impiega 24 ore, il satellite gira attorno alla Terra e per fare un giro completo ci mette 24 ore, il risultato è che dalla Terra questo satellite appare come fermo nel cielo, perché si muove alla stessa velocità angolare con cui ruota la Terra. È molto adatto alle trasmissioni dati, in quanto il puntamento dell'antenna rimane fisso, cioè l'antenna ricevente e quella trasmittente, poiché il satellite appare fermo sulle nostre teste, possono essere mantenere il puntamento e quindi rimane fisso. Però la comunicazione deve tenere presente che c'è un grosso ritardo di propagazione dell'ordine di 0,25 secondi, perché la tratta da coprire è molto grande, 36.000 km andata e 36.000 ritorno. In questo caso, giusto per darvi un esempio, è la trasmissione del segnale televisivo via satellite, avviene su questi tipi di satelliti. Ci sta una sola stazione trasmittente che manda il segnale al satellite e poi il satellite ritrasmette il segnale a terra e il footprint dell'antenna del satellite è abbastanza ampio da coprire un'intera regione, l'Italia, addirittura l'Europa, anche perché se mettete in orbita un satellite non è che abbia così grosse dimensioni da potersi permettere un'antenna grossa o di dimensioni del centinaio di metri o di chilometri. L'antenna sarà piuttosto grande e direttiva, ma ha una certa dimensione. Quindi, pur direttiva che sia, può avere un fascio ampio circa 1, 2, 3 gradi, quello che sia, che a terra su 36.000 km lascia un'impronta enorme. E quindi ci sono varie stazioni riceventi che guardano al satellite. Un vantaggio è che
Poiché il satellite appare sopra la nostra testa, le antenne riceventi vengono puntate verso l'alto e quindi non c'è grossa interferenza elettromagnetica da altre trasmissioni wireless attorno a noi. Altri tipi di satelliti: MEO, Medium Earth Orbit, stanno a altezze inferiori, circa 18.000 km, e quindi per rimanere in orbita hanno bisogno di un periodo di una velocità maggiore, quindi il giro della Terra lo fanno con un periodo di circa 6 ore. Diciamo che sono poco adatti alla trasmissione dati, vengono principalmente impiegati per il segnale GPS. E in effetti voi, se ci fate caso, se state in un posto in cui non c'è copertura telefonica, ad esempio in montagna, e state con un GPS o col vostro cellulare, prima di acquisire i satelliti passa qualche minuto. Perché? Perché il cellulare, che non ha informazioni che manda la stazione base, che si trova nello stesso raggio, e quindi è lei che ti dice non metterti a cercare quale dei tanti satelliti si trova sopra la tua testa. Te lo dico io che sto qui a fianco a te, sono il satellite A, B e C, e allora quando state in una zona in cui c'è copertura telefonica, dati, voi appena accendete il navigatore del cellulare subito prende il segnale dei satelliti, perché glielo dice, è la stazione base che attraverso un pacchetto dati dice al cellulare quali sono i satelliti presenti in quel momento sopra la sua testa. Se invece vi trovate in una zona con scarsa copertura, il cellulare, non so se vi è mai capitato, se andate a sciare, andate in montagna, non ha copertura telefonica, quindi rete dati, e deve mettersi lui a cercare quali dei satelliti si trovano sopra la sua testa in quel momento. E ci vuole qualche minuto. Perché? Perché non sa quali sono i satelliti in quel momento in quella zona, perché hanno un periodo di rivoluzione piuttosto basso, 6 ore, e quindi sono sempre differenti. Per una buona localizzazione serve più di un satellite e quindi ci vuole un po' di tempo. Infine, i Low Earth Orbit, LEO, operano a quote tra 750 e 1500 km, sono molto vicini e quindi hanno scarso ritardo di propagazione e necessitano di poca potenza trasmittente, vengono principalmente impiegati per la telefonia satellitare. Esempi sono i sistemi Iridium e Globalstar. Infine, e qui possiamo chiudere la panoramica, qualche modello matematico di comune impiego per descrivere il canale. Il modello più semplice, ed è quello che utilizzeremo noi al 99% del nostro corso, è il primo, Additive Noise Channel. In questo caso il rumore è additivo e si somma al segnale utile. Segnale utile SIT, segnale trasmesso, di somma del rumore, chiamato in quel disegno lì NRT, si riceve segnale utile più rumore. RT uguale SIT più NRT. Se il rumore è gaussiano, questo modello prende un nome piuttosto importante e comune, o più che altro, scusate, impiegato molto diffuso, che è AVGN, Additive White Gaussian Noise. Questa sigla la utilizzeremo molto spesso perché il nostro canale sarà quasi sempre AVGN, cioè sarà un canale in cui il rumore è additivo, gaussiano, bianco. Tuttavia questo non descrive tutti quanti i possibili canali, anzi questo è un canale fortemente ideale. Nella pratica nessun canale ha questo aspetto. Perché? Perché per esempio i canali sono a banda limitata. E come si fa a caratterizzare un canale a banda limitata? Bene, un modello matematico potrebbe essere questo. Anteporre al canale AVGN un filtro lineare, la cui risposta impulsiva è HDT, e quindi in uscita avrò il segnale trasmesso SIT convoluto con la risposta impulsiva del canale HDT, a cui vi si somma rumore NDT.
Il caso di sopra è un caso particolare quello di sotto, perché basta prendere HDT uguale delta di T, che è un sistema che non fa nulla. Il canale più semplice a banda illimitata potrebbe essere un segnale che attenua e ritarda, in quel caso la risposta impulsiva HDT ha semplicemente l'aspetto di un'attenuazione A e un ritardo, quindi una delta di Dirac I meno tau. Questo è un canale che attenua e ritarda. In generale, se vogliamo anche rappresentare il fatto che il canale sia a banda limitata e che magari anche distorca il segnale, basta utilizzare una risposta impulsiva ad hoc. Infine, canali lineari tempo varianti. In questo caso il sistema lineare anteposto al canale gaussiano bianco additivo ha una risposta impulsiva, scusate, è modellabile con un filtro non LT, linear time invariant, ma LTV, linear time variant, cioè un canale tempo variante. Quale può essere un modello o un caso pratico in cui si può utilizzare un canale del genere? Ad esempio nella telefonia mobile, dove c'è propagazione con multipath, quindi cammini multipli. Un modello potrebbe essere questo qui, in cui il canale è una somma, per k che va da 1 a k grande, di tante repliche ricevute. Le repliche ricevute hanno attenuazioni differenti, A con K, la k-esima replica, e ritardi differenti. Bene, supponete che queste ampiezze e questi ritardi non siano sempre gli stessi, ma cambiano nel tempo, perché è una comunicazione mobile, quindi magari io sono col cellulare, sto passeggiando, giro l'angolo, quindi di un palazzo, e il canale è completamente differente perché le repliche e le propagazioni e le riflessioni sono completamente differenti, quindi quelle ampiezze e quei ritardi cambiano. Questo è un buon modello per caratterizzare è un caso in cui questo modello caratterizza questo tipo di canale. Va bene, questo conclude la parte introduttiva del corso e adesso andiamo avanti e l'ultima mezz'ora la dedichiamo a brevi richiami di teorie segnali. Cominciamo quindi con una breve introduzione, o meglio, con una breve ricapitolazione di concetti che avete già studiato nell'esame di teorie segnali. Parliamo quindi di segnali e sistemi. Avete studiato che i segnali possono essere caratterizzati da un punto di vista macroscopico in segnali di energia e di potenza, e quindi sapete esattamente cos'è l'energia e la potenza di un segnale. Richiamiamo meglio questi concetti. Sia x di t un segnale, l'energia di questo segnale, che la chiameremo con E di x, è definita come segue. L'integrale su tutto R della media statistica del segnale in modulo al quadrato. Se si tratta di un segnale tempo continuo. Se invece si tratta di un segnale tempo discreto, allora è definita in maniera del tutto equivalente come sommatoria su tutti gli indici appartenenti a z, z è l'insieme dei numeri interi, quindi tutti gli interi da meno infinito a più infinito, mentre invece gli interi da 0 a infinito o da 1 a infinito sono i naturali, della media statistica di x, diciamo sommatoria su n, x con n modulo quadro. Se
x con n è tempo discreto. E questa è la definizione di segnale di energia che ben conoscete. Diamone un attimo un'occhiata più da vicino per capire meglio di che si tratta. È l'energia, quindi è collegata col segnale al quadrato, ok? Integrato. Chiaramente se è tempo continuo ne faccio l'integrale del segnale al quadrato. Se è tempo discreto faccio la sommatoria del segnale al quadrato. Se fosse un segnale di tensione, V di T, per avere la potenza e l'energia, sapete bene che per ottenerla devo fare V quadro su R, giusto? Dove V è la tensione. Quando è collegato a un carico resistivo, la cui resistenza è R. Quindi a parte i coefficienti moltiplicativi 1 su R, la potenza e l'energia sono collegati al quadrato del segnale. Il nostro segnale potrà essere un segnale di tensione o di corrente, ma sarà sempre, se fosse di corrente, è i quadro per R, quindi a parte i coefficienti moltiplicativi, la potenza, l'energia e il segnale sono collegati al quadrato del segnale. Per questo c'è sempre il quadrato. Modulo, perché c'è il modulo? Se c'è il quadrato. Perché x e t potrebbe essere anche un segnale complesso. Qualcuno di voi potrebbe chiedersi, ma che senso ha considerare segnali complessi? Non esistono segnali complessi in natura. Il segnale è reale. Tuttavia, nelle comunicazioni, il segnale viene trasmesso attraverso una modulazione, quindi viene modulato. Per modularlo, vedremo, si fa un'operazione di up conversion, cioè si passa dalla banda base alla banda passante. E per far questo ci servirà un modulatore che ha due rami, la componente in fase e la componente in quadratura. E questa coppia di segnali, il segnale che passa sulla componente in fase e quello che passa sulla componente in quadratura, sono due segnali indipendenti che posso rappresentare in maniera sintetica come un unico segnale complesso. Quindi per comodità, una coppia di segnali reali, vedremo che spesso la descriveremo da un unico segnale, attraverso un unico segnale complesso. Quindi nonostante segnali complessi non esistano in natura, sarà semplicemente un modo comodo per maneggiare una coppia di segnali reali. Per questo da qui in poi utilizzerò sempre, oppure farò sempre il caso che il mio segnale è complesso. Tanto se è reale il modulo non agisce. Perché c'è anche la media statistica? Perché il segnale è aleatorio. È sempre aleatorio. Perché c'è il messaggio informazionale che sta portando, che è aleatorio. Se non mettessi la media statistica, avrei l'energia di una possibile realizzazione del segnale. Quindi la fotografo oggi e c'ho una certa energia. Lo fotografo domani, ho un'altra energia. Io voglio una caratterizzazione media. Ecco perché c'è la media statistica. Chiaramente, se ho a che fare non con un segnale di tempo continuo, ma con una sequenza, allora sapete bene l'equivalente al posto. Se basta mettere la sommatoria al posto integrale e le cose non cambiano. Chiaramente definita la potenza di un segnale si può anche definire la potenza mutua fra una coppia di segnali x ed y, e vengono definite alla stessa maniera. Alla lavagna scriverò soltanto una delle due definizioni, quella con la sommatoria la potete bene immaginare. Integrale della maglia statistica di del prodotto di due segnali x e t e y e t coniugato del t, altrimenti sommatoria su n della media statistica di x con n y con n coniugato.
E questa definizione di energia è energia mutua, che ben sapete. Quindi l'energia è un segnale e anche l'energia mutua è il segnale con se stesso. Perché basta che mettete al posto di y di t x e x per x coniugato fa x in modulo quadro. Cosa che sapete benissimo. E la potenza? Come viene definita la potenza di un segnale? Beh, potete bene immaginarlo. La potenza è una quantità di energia per unità di tempo. Quindi dovete dividere per il tempo. Ma quale tempo? Se il segnale va da meno infinito a più infinito, il tempo è l'intervallo di tempo che trascorre fra meno infinito e più infinito, quindi è più infinito il tempo. Come faccio a dividere energia per un oggetto che è più infinito? Lo posso fare se il segnale fosse limitato nel tempo. Se un segnale che va da 4 secondi a 7 secondi, la durata è 3 secondi, divido per 3 secondi l'energia. Ma se il segnale è da infinito a più infinito, come faccio? Beh, quello che fate è limitare l'integrale, quindi l'energia, all'intervallo meno tt grande. Dividete per l'ampiezza con intervallo, che a questo punto è 2t, e avete la potenza di quel segnale qualora questo segnale fosse limitato all'intervallo meno tt. Nel caso generico fate tendere t a più infinito e ottenete la potenza. Anche qui abbiamo una potenza di un segnale x e una potenza mutua. E la potenza di un segnale x è definita come limite per t grande che tende a infinito 1 su 2t, ampiezza dell'intervallo, energia contenuta in quell'intervallo, quindi fra meno t grande e t grande. Ma l'energia è la media statistica del modulo del segnale al quadrato. E questa è la definizione di energia di potenza che ben conoscete, chiaramente se il segnale è tempo continuo. Se invece è tempo discreto, prendete l'intero n grande, valutate l'intervallo di indici compreso fra meno n grande e più n grande, e fra meno n grande e più n grande ci sono n grande a destra, n grande a sinistra, più lo 0 fa 2n più 1, l'intervallo è ampio 2n più 1, e limitate la sommatoria per calcolare l'energia all'intervallo fra meno n e n, di indici compreso fra meno n e n. Sommatoria per n che va da n piccolo e va da meno n grande a più n grande della media statistica del modulo del segnale al quadrato. E poi fate tendere l'ampiezza dell'intervallo a infinito, quindi n grande che tende a infinito. Questa è l'espressione della potenza del segnale x con n, qualora fosse una sequenza. Alla stessa maniera possiamo definire le potenze mutue fra una coppia di segnali x e y. Lo scrivo velocemente, ma direi che la definizione è abbastanza ovvia. Lascio a voi la definizione nel caso di segnali tempo discreti.
Qualche caso particolare? Devi cancellare questa porzione di lavagna. E facciamo qualche osservazione. Osservazione 1. Che succede se il segnale è deterministico? In questo caso l'operatore di media non agisce, quindi basta che togliete il simbolo di media statistica, o meglio lo potrei anche lasciare perché è deterministico e quindi la media è una cosa deterministica, è l'oggetto stesso. Altro esempio. Se il segnale è periodico, che succede? Fatemi togliere questo indice temporale, perché il tempo non so se è t tempo continuo o n tempo discreto, mentre invece queste considerazioni valgono sempre. Quindi se x è periodico, e allora che succede? Se x è periodico, anche la media di x quadro è periodico. E se un segnale è periodico, si ripete tal quale, da meno infinito a più infinito. E quindi se su un periodo avrò una certa energia, quando questa energia la vado a calcolare su tutti i periodi, da meno infinito a più infinito, l'energia farà infinito. È chiaro, un segnale periodico ha energia infinita. Pensate all'energia come l'integrale del modulo quadro. Quindi immaginate il segnale che è una funzione, l'avete mediata? Oh, scusate, ne fate il quadrato, vabbè è un altro segnale, comunque un'altra funzione. Ne fate la media? Ok, otteniamo un'altra funzione, stavolta deterministica, comunque una funzione. Se quell'oggetto è periodico e voi dovete calcolare l'area sottesa a quella curva, è chiaro che se è periodico l'area è infinita. Se questo qui è il disegno di la media di x e t modulo quadro, per calcolarne l'energia devo solo fare l'integrale di questa funzione. L'integrale di questa funzione è quest'area, che è chiaramente infinita. Una cosa piuttosto ovvia. Però purtroppo gli studenti, o spesso le persone, ricordano, fra virgolette, la formuletta a memoria, ma poi non si rendono conto del significato. Non c'è bisogno di ricordarsi una formuletta per segnali periodici l'energia fa infinito. Basta fermarsi un attimo e riflettere, è chiaro che se il segnale periodico l'energia è infinita. Altro esempio particolare, e tra l'altro non solo è infinito, questo riguarda l'energia, l'energia infinita, e la potenza? Beh, la potenza basta che la guardate lì, è l'energia per unità di tempo,
e dovrei fare un limite, estendere l'intervallo di osservazione a infinito. Se prendete un periodo, avrete questa energia diviso questo periodo. Se estendete l'intervallo a due periodi, avete il doppio di energia, ma il doppio del tempo, e quindi il rapporto è lo stesso. Se estendete l'intervallo di osservazione a 3, 4, 5, 6 periodi, avrete 3, 4, 5, 6 volte l'energia diviso 3, 4, 5, 6 volte il tempo di osservazione, il rapporto sarà sempre lo stesso. E allora, per calcolare la potenza, è inutile fare quel limite da infinito a più infinito. Basta limitare l'integrale al periodo. Vi scrivo soltanto il caso in cui il segnale è tempo continuo, per quello tempo discreto fate voi. Anzi, lo scrivo lo stesso. La potenza diventa 1 su t, integrale fra sul periodo, quindi può essere fra 0 e t, fra meno t mezzi e t mezzi, dove vi pare. Oppure 1 su n, sommatoria per n che va da 0 a n meno 1, media di x con n modulo quadro. In questo esempio ho chiamato con t grande il periodo del segnale x e t tempo continuo e con n grande il periodo del segnale x con n tempo discreto. Terzo esempio, segnali SSL. SSL è un acronimo che sta per stazionario in senso lato. In inglese è WSS, Wide Sense Stationary. Quindi se SSL, vi ricordo che la media è indipendente dal tempo, mentre la varianza, scusate, non la varianza, la correlazione dipende solo dal ritardo. Ok? Lo metto qui fra parentesi. Segue la media è uguale a una costante, chiamatela mu, ma non dipende dal tempo questa costante. Cioè ogni istante di tempo il segnale ha sempre la stessa media. E la correlazione statistica, la correlazione è la media statistica fra il segnale in un punto e il segnale in un altro punto. Quindi fra x e t e x e t meno tau. Bene, in questo caso la correlazione dipende soltanto dal ritardo, quindi è una funzione di tau. Fatemi chiamare questa funzione R di tau. E qui ci metto anche il coniugato perché in linea di principio abbiamo detto che io ho a che fare con segnali complessi. Quindi questa è la definizione segnale stazionario in senso lato. Media indipendente dal tempo e correlazione che dipende solo dal ritardo. Che succede in questo caso? All'energia e alla potenza. L'energia è infinita perché guardate qui che c'è E di x e t modulo quadro, il valore quadratico medio del segnale.
Ma E di x e t modulo quadro è semplicemente la correlazione quando al posto di tau ci mettete 0, perché la correlazione in 0 è la media fra x e t e x e t coniugato, cioè x e t, x e t coniugato, cioè x e t modulo quadro. Quindi la correlazione in 0 è il valore quadratico medio, cioè è proprio E di x e t modulo quadro. Quindi per un segnale SSL questa quantità qua si chiama R in 0, che non dipende dal tempo per definizione. Allora la porto fuori dall'integrale, e quanto fa quell'integrale di 1 fra meno infinito e più infinito? Infinito, chiaramente, perché l'integrale è di una costante, lo vedete? Fra meno infinito e più infinito. È chiaro che se il segnale è SSL l'energia è infinita. Ma non è che serviva fare tutte queste elucubrazioni per capire questo. Se il segnale SSL ha la media indipendente dal tempo, quindi il segnale a 0 c'è una certa media, a 10 un'altra media, a 100 un'altra media e così via, quindi questo segnale fra virgolette sta ovunque, da meno infinito a più infinito, e non se ne va a 0, per cui quando faccio l'integrale ho qualche speranza che l'integrale, cioè l'energia, sia finita. Questo segnale ha sempre la stessa media, quindi non se ne va a zero all'infinito, e quindi l'integrale fa per forza infinito. E per la potenza cosa succede? Beh, basta guardare l'espressione della potenza. Questo oggetto qui, e fatemi cancellare altrimenti può essere poco chiaro, quindi vi lascio soltanto il caso del tempo continuo. Tempo discreto è identico. Abbiamo detto che questa quantità qui è la correlazione in zero, ma allora va fuori dall'indice sommatorio. E quant'è l'integrale fra meno t e t di 1? 2t. Si semplifica con 2t. Questo integrale fa sempre 1. E il limite di una cosa che si chiama 1 sempre è 1. Quindi la potenza diventa semplicemente l'autocorrelazione 0. E quindi la potenza corrisponde al valore quadratico medio del segnale. A questo punto, avendo definito cos'è la potenza di un segnale e cos'è l'energia di un segnale, possiamo anche definire i segnali di potenza e i segnali di energia. E lo avete già fatto a teoria dei segnali. Definizione: un segnale è di energia e la sua potenza è finita, non nulla. Di conseguenza, se l'energia è finita, quando dividete per il tempo, fra virgolette, e mandate il tempo infinito, la potenza sarà nulla. Quindi una conseguenza è che se un segnale di energia, allora la sua energia è finita, e questo ce lo aggiungo io come osservazione, la potenza sarà nulla.
altra definizione, x è invece di potenza se la potenza è finita, non nulla. E ovviamente, se la potenza è finita, vuol dire che l'energia deve essere infinita, perché altrimenti quando fate il rapporto tra energia e intervallo temporale che sta andando a infinito, anche l'energia deve andare a infinito, altrimenti il rapporto non potrà fare un numero finito. E quindi conservazione. L'energia è infinita. E direi che per oggi possiamo fermarci qui, perché vogliamo introdurre la prossima lezione, introdurremo la correlazione, e non ce la facciamo perché il tempo è finito.